Buongiorno, ben arrivati e bentrovati. Oggi siamo in Liguria, esattamente a Lerici, all'interno di una meravigliosa residenza in vendita con una bella vista mozzafiato sul Golfo dei Poeti per parlare come sempre di case e di mercato immobiliare. Oggi parleremo della differenza tra il contratto preliminare e la proposta di acquisto immobiliare. Andiamo a conoscere i miei ospiti. Cristina, io partirei proprio da te. Cosa deve fare secondo te un acquirente che vuole acquistare una casa, magari dopo una visita all'immobile, cioè il primo passo che deve fare? E diciamo che il modo migliore è dopo aver fatto una visita interessante, quindi su un immobile che potrebbe essere l'immobile giusto per lui, è dopo avergli dato tutte le informazioni del caso, quindi relative a visure, planimetrie, spese, calcoli sulle imposte, perché comunque anche quelle fanno tutto ciò che concerne la casa, quindi esatto, per potergli dare a tutto tondo la scelta e quindi la corretta decisione, diciamo, per l'immobile, è scrivere una proposta d'acquisto. Solitamente noi non riceviamo ma non prendiamo in carico proposte d'acquisto verbali, diciamo, perché comunque per una correttezza nei confronti dei nostri clienti venditori preferiamo avere una proposta corretta e maturata, comunque scritta, perché nel momento in cui si scrive si è decisi. Finché è verbale si può anche dire una cifra che poi in realtà poi non è quella che si vuole portare avanti, quindi una volta scritta si mettono tutte le parti che possono far decidere il venditore se quella è la proposta giusta per lui, quindi anche le tempistiche, perché fanno tanto la differenza fra una cifra fra un mese e una cifra fra un anno, sicuramente quello fa cambiare. Il fatto di dover prendere un mutuo o meno, quindi avere tutte le informazioni che sono necessarie per la compravendita. Esatto. Cristina, hai parlato di una proposta di acquisto immobiliare, come si presenta nella realtà? Cioè che cos'è? Un modello prestampato, mi pare di aver capito? È un modello prestampato, assolutamente, e è una proposta di acquisto irrevocabile. Quindi il cliente che decide di fare la proposta deve fare questa proposta e fino alla data di scadenza di questa proposta non, che solitamente non può si cambiare cerca, idea. Non può cambiare idea, è meglio che non cambi idea, nel senso si cerca di dare una tempistica abbastanza stretta per dare modo al venditore di valutare la proposta e dare una risposta, non dare dei mesi di tempo. Certo. In alcuni casi con situazioni più di seconda casa magari il venditore non è proprio lì in zona, quindi si dà un po' più di tempo, però si cerca sempre di tenere dei tempi piuttosto stretti. Ecco, normalmente per tempi ristretti cosa si intende? Cioè io praticamente compilo questa proposta di acquisto, voi agenti immobiliari la sottoponete alla proprietà, sì. Quanto tempo devo aspettare per avere una risposta decisiva sulla mia offerta? Allora, la tempistica varia da un minimo di un giorno, okay, quindi immediato, ad un massimo di una settimana, 10 giorni, per i venditori che non abitano in zona, certo, quindi hanno la necessità di spostarsi e quindi raggiungerci, dato che solitamente le proposte noi non le proponiamo mai al telefono, tendiamo a fare venire il venditore in agenzia per avere la possibilità, certo, di spiegare tutto e dare la possibilità a lui di firmare direttamente. E fare il nostro lavoro. E fare il nostro lavoro, assolutamente, mediare. Cristina, portiamo l'acqua al nostro mulino, ma se l'acquirente è un privato, magari si rivolge a un altro privato, cosa deve fare? È più semplice, è più difficile se non c'è un agente immobiliare di mezzo? Beh, diciamo che i controlli da fare sono molti e si può sicuramente appoggiare a un geometra, un notaio, fare dei giri in comune per quanto riguarda l'anagrafe, per quanto riguarda tutta la situazione dell'immobile. È un lavoro però complesso che, certo, occupa tempo e spesso e volentieri anche il fatto di non conoscere bene la materia porta a degli errori o comunque perdite di tempo notevoli. Sicuramente l'idea è quella che il consulente sia un costo, in realtà spesso e volentieri aiuta, perché la mediazione da privato a privato spesso e volentieri è molto complicata, perché
ci si mette di mezzo la parte sentimentale del venditore e il valore affettivo, il valore affettivo e quindi non è mai obiettivo come può essere un agente immobiliare. E poi spesso e volentieri non si conosce bene il mercato, quindi sono tutte cose che vanno a inficiare un po' la possibilità di avere un buon rapporto fra quello che si acquista e la cifra che viene scelta. Cristina, abbiamo detto che la proposta di acquisto è un modello prestampato che deve essere compilato dall'acquirente. Quali sono gli elementi essenziali che devono esserci nella proposta e soprattutto come fa l'acquirente a riconoscere che sia un documento valido? Allora, il modello è un modello depositato alla Camera di Commercio, quindi privo di clausole che potrebbero essere negative per la venditore o acquirente. E per quanto riguarda le cose che devono esserci, praticamente devono esserci tutti i dati essenziali per arrivare al rogito, quindi la definizione delle tempistiche, la parte economica, per quanto riguarda l'immobile, tutti i dati della visura, esatto, e se intende avvalersi di un mutuo o meno, insomma tutte le informazioni che portino il venditore a poter scegliere e decidere definitivamente che la proposta può essere una proposta corretta per lui. Deve essere firmato una sola volta o c'è la doppia firma come nei contratti? L'acquirente da prima firma la proposta, il venditore, se accetta la proposta, la firma e poi c'è la controfirma dell'acquirente per presa visione, diciamo, dell'accettazione del venditore. Mario, che differenza c'è tra la proposta di acquisto immobiliare e il contratto preliminare? Perché c'è una netta differenza tra le due cose? Sì, allora la proposta di acquisto è, la proposta di acquisto viene fatta dall'acquirente nel momento in cui manifesta un interesse per l'immobile e viene una promessa unilaterale di acquisto determinata nel tempo ed è irrevocabile. Il contratto preliminare è un punto successivo nell'acquisto che sia quando viene accettata la proposta di acquisto, viene comunicata l'accettazione, è già un preliminare, però spesso si fa una seconda scrittura dove vengono disciplinati gli aspetti che non erano stati disciplinati nella proposta di acquisto. Mario, quanto tempo deve passare dall'accettazione della proposta al contratto preliminare? Cioè, si può fare subito un contratto preliminare subito dopo o deve passare un termine magari di legge? Sì, allora, se viene fatto un preliminare entro i 20 giorni dall'accettazione della proposta di acquisto, viene poi registrato il preliminare. Se no, se viene fatto più avanti, deve essere registrata la proposta. Deve essere registrata la proposta presso l'ufficio del registro. Mario, perché spesso la proposta di acquisto viene accompagnata da una somma di denaro e soprattutto vogliamo spiegare ai nostri telespettatori a chi deve essere indirizzata l'assegno, quindi la somma di denaro? Allora, la somma di denaro va intestata al venditore. Sempre al venditore? Un assegno non trasferibile intestato al venditore. Mai agli agenti immobiliari, diciamolo questo, nella maniera più assoluta. È opportuno versarla perché si va innanzitutto a versare un deposito fiduciario all'agente immobiliare che ne è responsabile e che potrà consegnare questa somma di denaro a titolo di caparra confermatoria al venditore solo nel momento in cui il venditore ovviamente accetta l'offerta. Quindi si quantifica anche un danno minimo nel caso una delle parti si renda inadempiente. Quindi è opportuno versarla, non è obbligatorio, potrebbe essere previsto il versamento di una caparra confermatoria successivamente. Mario, molti clienti spesso quando sottoscrivono una proposta di acquisto chiedono di fare un bonifico anziché lasciare un assegno. Perché è sbagliato fare un bonifico? Beh, allora, dicevamo prima, non va fatto un bonifico assolutamente sul conto dell'agenzia, quindi il deposito fiduciario va come assegno intestato al venditore, depositato presso l'agenzia. È tenuto a garanzia quindi dall'agenzia. Se si vuole utilizzare come mezzo il bonifico, si può prevedere un bonifico bancario a favore del venditore successivamente all'accettazione. Dopo l'avvenuta accettazione. Sì, certo termine, dopo l'accettazione. Mario, perché è più sicuro acquistare a volte attraverso un agente immobiliare, cioè con l'intermediazione dell'agente immobiliare? Sì, più sicuro e più conveniente, nel senso che un agente immobiliare può controllare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della compravendita, che vanno dagli aspetti legali, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli o altro,
a aspetti relativi alla conformità edilizia dell'immobile, fino ad arrivare a conoscere i valori di mercato, quindi poter essere seguito in una trattativa da una persona che è competente e quindi può guidare e far chiudere la trattativa a un giusto prezzo. Certo, se i privati sono avvocati o addetti ai lavori è molto semplice, ma sì, normalmente la figura dell'agente immobiliare... E comunque richiederebbe anche altre competenze. Certo. Se ci vuole avvocato, geometra, notaio, ci sono molte competenze da riunire che l'agente immobiliare ha e ha anche a livello di consulenze esterne. Mario, nella proposta di acquisto viene indicata la provvigione, cioè deve essere necessariamente indicata in proposta o no? La provvigione dell'agente immobiliare, sì, ovviamente. Sì, sicuramente non è uno degli elementi essenziali della proposta, assolutamente certo. No. Anzi, rappresenta comunque un contratto diverso, un contratto di vendita, due cose diverse. È opportuno quantificarla e quindi trovare un accordo col proprio agente immobiliare in modo... fa parte delle spese accessorie, quindi comunque chi compra una casa deve sapere che deve pagare il prezzo, il notaio, la provvigione, certo, e quindi tutti gli aspetti per sapere quale sarà il suo esborso comunque. Mentre finale, nell'atto pubblico definitivo, cioè nel rogito, è obbligatoriamente per legge, sì, sì, deve essere espressamente indicata, da, giusto? Da qualche anno è indicato, bisogna, le parti devono dichiarare se si sono avvalsi dell'opera di un agente immobiliare e ovviamente dichiarare anche quanto hanno corrisposto a titolo di mediazione provvigionale. Mario, un altro elemento che spesso si trova nelle proposte è la scelta del notaio, cioè è necessariamente e quindi obbligatorio inserire il nome del notaio che si occuperà del rogito? Allora sì, nei modelli spesso si trovano una parte dove può essere indicato il notaio, non fa parte degli elementi essenziali della proposta di acquisto. Normalmente la scelta del notaio spetta all'acquirente, che è anche quello che ne sopporta l'onere. Nel frattempo è venuta a trovarci Cristina Canocchia, grazie Cristina per aver partecipato, grazie a te Mario per aver partecipato e io vi do appuntamento alla prossima casa. Buongiorno, Daniela Dirceo, direttrice della rivista Come ristrutturare la casa, e Rita Pederzoli Ricci, homestager professionista. Ciao, buongiorno Daniano, ciao. Rita, partirei proprio da te. Arredare un terrazzo o un giardino sembra una cosa facile, magari per tutti, ma non è sempre così. Come si conciliano gli spazi interni con gli spazi esterni di una casa? Ciao Damiano, grazie innanzitutto per l'invito. Sicuramente lo spazio esterno è sempre un'estensione dello spazio abitativo, per cui è estremamente importante creare un filo conduttore tra i due ambienti. Credo che la cosa più importante sia valutare lo spazio che abbiamo a disposizione e in qualche modo poter collocare all'interno di questo spazio tutti gli elementi che ci consentiranno poi di poterlo vivere al meglio. Quindi chiaramente divani estremamente comodi con dettagli e materiali che possono in qualche modo reggere appunto le variazioni climatiche e tanti altri elementi che possono aiutare sicuramente a creare un ambiente armonioso e particolarmente interessante. Daniela, sempre più architetti si specializzano sugli spazi esterni, sui terrazzi, sui giardini, arredatori di esterni. È un argomento questo che nella tua rivista affronti, ti viene chiesto come argomento dai lettori? Sì, certamente. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Case Illuminate, dove affrontiamo il tema del lighting design e quindi di come si arreda anche con la luce. Diciamo che per arredare con la luce gli spazi esterni abbiamo bisogno di un layout di progetto, quindi pensare per prima cosa quali saranno le zone, a che cosa saranno adibite le zone, le varie zone dello spazio esterno, quindi per la cena, piuttosto che per il relax, piuttosto che per il barbecue, e quindi avremo bisogno di una maggiore, minore o minima illuminazione. Dobbiamo ricordare che il collegamento tra spazio esterno e spazio interno è molto importante. Lo spazio esterno è il prolungamento dello spazio interno. Per quanto riguarda la luce, sarebbe importante, soprattutto nelle ore serali, fare in modo che l'appartamento interno possa godere utilizzare trasformatori che possano abbassare la luce gradatamente in modo da accompagnare l'ospite o l'abitante della casa verso lo spazio esterno.
non bisognerebbe mai utilizzare una luce troppo forte, perché la luce troppo forte stordisce i sensi. Molto importante utilizzare degli strumenti che ti permettano di avere una luce soffusa, in quanto la luce soffusa esalta i sensi e quindi è possibile apprezzare anche di più il panorama, si abitua l'occhio, piuttosto che approfittare dei profumi delle piante se effettivamente ci sono. Grazie Daniela. Rita, non è da tutti poter vivere in un ambiente così grande, così bello, certo, come quello in cui siamo oggi. Quando il terrazzo è piccolo, secondo te, o il giardino, secondo te su cosa bisogna puntare per ottenere degli ottimi risultati? Ma credo che già poter usufruire di uno spazio esterno, sia chiaramente un giardino, un piccolo balcone o un terrazzo, è, indipendentemente dalla dimensione di questo, un grandissimo vantaggio. Un privilegio, certo. Esattamente. Esistono, per quanto riguarda i piccoli balconi, tantissime situazioni che possono agevolarci chiaramente nel creare un ambiente particolarmente armonico. Ricordiamo che possiamo utilizzare dei punti di illuminazione o dei punti di luce utilizzando anche semplici candele, quindi lanterne, che sicuramente enfatizzano lo spazio, specialmente nelle ore notturne, oppure degli elementi che, anche se non sono collegati all'impianto, hanno la possibilità chiaramente di illuminare gli spazi esterni. Non da ultimo, per quanto riguarda gli spazi non tanto ampi da un punto di vista ovviamente di metri, mi vengono in mente tutte quelle soluzioni estremamente piacevoli dei giardini verticali. Addirittura possiamo oggi avere la possibilità anche in città di coltivare un piccolo orto con una serie di erbe aromatiche. Molto bella, un'idea veramente tanto di moda. Piccoli, esattamente, e quindi esistono veramente tante piccole cose che possono aiutarci in questo. Ecco Daniela, quando si parla di giardini e terrazzi si parla, ahimè, di manutenzione e spesso di spese condominiali. Vogliamo dire ai nostri telespettatori come vanno ripartite le spese in un condominio? Questa è una materia quanto mai spinosa, però bisogna affrontare anche questa. No, sicuramente, soprattutto perché è foriera di litigi furibondi all'interno dei condomini. Allora, diciamo che per quanto riguarda, la materia è complicata, cerchiamo di semplificarla al massimo. Per quanto riguarda i balconi, il balcone singolo è di pertinenza del proprietario e c'è poco da dire. I balconi sovrapposti spesso capita che per la manutenzione si debbano coinvolgere i due proprietari, il proprietario dell'appartamento di sopra, che sarà responsabile della manutenzione del pavimento, mentre del balcone, mentre il proprietario dell'appartamento di sotto, per lo stesso balcone, sarà invece responsabile della manutenzione del soffitto. Per quanto riguarda le ringhiere, invece, sono assolutamente di pertinenza del proprietario dell'immobile. Per quanto riguarda invece i lastrici ecco, solari, solare se ne parla spesso. Sì, e di fatto sarebbe la copertura della casa, quindi funziona sia da terrazzo ma anche da tetto per tutto l'immobile, per tutto il palazzo. In questo caso, se il lastrico è di proprietà del condominio, viene ripartito in funzione diversificato a seconda dei millesimi sui vari proprietari. Su tutti, quindi i proprietari viene diviso del condominio, tra tutti i proprietari. Certo. Se invece al lato del rogito il lastrico solare viene dato a l'abitante, il proprietario dell'ultimo piano, il proprietario sarà responsabile della manutenzione del lastrico solare per un terzo e per i due terzi tutto il condominio, compreso però il proprietario dell'appartamento. Rita, tu sei un home stage professionista, i nostri telespettatori ormai ti conoscono, conoscono il tuo mestiere. Ecco, il concetto di home staging può, certo, essere affrontato anche per gli ambienti esterni o riguarda solo gli ambienti interni di una casa? Certamente Damiano, assolutamente sì la risposta, anzi è estremamente importante portare cura, tutta la cura che dobbiamo avere quando prepariamo un immobile, certo, perché sia venduto o affittato nel minor tempo possibile al miglior prezzo, la stessa cura la dobbiamo portare negli ambienti esterni. Ricordiamo che il più delle volte proprio sono gli ambienti esterni quelli che ci possono aiutare a vendere in maniera più veloce il nostro immobile, quindi è sicuramente una pulizia accurata,
analizzare bene le proiezioni, quindi gli spazi, le viste che abbiamo dal balcone o dal terrazzo, dal nostro giardino, e quando necessita, perché no, creare anche degli spazi verdi. Ricordiamo che come possiamo utilizzare alcuni mobili in affitto, e quindi a nolo, negli spazi interni, questo può avvenire anche per quanto riguarda gli spazi esterni e il loro allestimento. Quindi massima cura anche degli spazi esterni è sicuramente un must dell'immobile che andremo a proporre. Daniela, quando si parla di terrazzi e giardini, ahimè, si parla anche di strutture che possono essere chiuse o meno. Qual è la normativa oggi in Italia e come funziona? Allora, la normativa è molto frastagliata e cambia da regione a regione. In più anche il piano casa, che ha permesso di poter usufruire di un bonus volumetrie, è andato a semplificare da un lato, perché ha permesso di ampliare le volumetrie delle case, ma dall'altro ha preso derive diverse a seconda della regione. Per cui primo consiglio, informarsi molto bene sulle disposizioni di legge nella propria regione. Secondo consiglio, affidarsi comunque a un tecnico, un professionista, il quale dovrà presentare la SCIA con tutta la documentazione dei progetti e tutta il corredo tecnico a disposizione. Bisogna ricordare che se il palazzo o comunque l'immobile avesse dei vincoli architettonici, è necessario richiedere il permesso anche alla sovrintendenza. Poi bisogna vedere se anche il palazzo dal punto di vista, l'appartamento dal punto di vista proprio delle strutture aerioilluminanti ha del rapporto aerioilluminanti, quindi è importante anche valutare quell'aspetto. In realtà la cosa si può fare. A volte, se si cambia troppo la facciata, c'è bisogno anche di richiedere il permesso condominiale, ma non è sempre così. Rita, le domande difficili lasciamo a Daniela Dirceo, a te sì. Chiedo cosa non deve mai fare un proprietario di un terrazzo. A volte si vedono questi terrazzi stracolmi di piante. Damiano, è così? Non è una domanda difficile, sicuramente non è una domanda banale, perché vediamo sempre tantissimi spazi esterni, dal piccolo balcone al grandissimo terrazzo, utilizzati come depositi. Esatto. Quindi sicuramente ci rendiamo conto, ottimi polmoni rispetto alla casa, e quindi la possibilità di appoggiare dal classico mobiletto a una serie di oggetti, ma mantenere un ordine attento dei dettagli anche per gli spazi esterni. Esistono oggi sul commercio tantissime soluzioni a bassissimo costo e molto ben strutturate, quindi sicuramente consiglierei tutti i proprietari immobiliari, quando a disposizione hanno uno spazio, un terrazzo, di valorizzarlo al meglio anche in queste contesti. Daniela, in 60 secondi, perché il tempo ormai sta per terminare, quali sono le nuove tendenze da giardino? Tendenze da giardino, innanzitutto i materiali, tech, acciaio, modalità intrecciato o molto lavorato, tipo quello dove sei seduto, solamente che i materiali sono altamente performanti, quindi anche dalla manutenzione, se vogliamo, e la gestione semplice, acqua e sapone di Marsiglia vai ovunque, il vetro è molto interessante. Adesso invece per quanto riguarda l'illuminazione, è una cosa che io adoro particolarmente, sono i vasi illuminati a LED internamente con dentro Bellissima. Le piante che stanno benissimo, sono di arredo e sono funzionali. Daniela, grazie per aver partecipato al Bello del Mattone, grazie a te Rita per essere sempre presente, io vi do appuntamento alla prossima casa.